Io insegno matematica e fisica. Per me è il lavoro più bello del mondo. Come tutti i lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro, la professoressa Matteucci ha goduto del bonus Renzi e del bonus IRPEF. Più o meno erano 100 euro adesso. Sicuramente in una famiglia qualche soldo più che entra sempre fa comodo. Il governo Draghi punta ora ad andare oltre, agendo anche su chi guadagna tra i 28 e i 55.000 euro. L'aliquota nel mirino è quella del 38%, perché segna un balzello di ben 11 punti percentuali rispetto a quella precedente. Una delle ipotesi al vaglio è aumentare il bonus IRPEF a 120 euro ed estenderlo all'intero scaglione. Partiamo da un esempio con una famiglia monoreddito, con due coniugi, due figli, reddito netto di 44.000 euro. In tal caso, per la prima volta riceverebbe il bonus IRPEF. Il vantaggio sarebbe di circa 1.056 euro all'anno. Un'altra strada potrebbe essere tagliare l'aliquota dal 38 al 36%. Ovviamente per i contribuenti con reddito fino a 28.000 euro non vi sarebbe alcun effetto. Sul reddito di 55.000 euro il vantaggio massimo annuale ammonterebbe a circa 539 euro. In questo caso a godere dello sconto sarebbero anche i più ricchi. Un contribuente con un reddito di 200.000 euro avrebbe comunque un vantaggio d'imposta sempre di 539 euro.